Salve a tutti, sono Trenas e benvenuti a questo gameplay di Darkest Dungeon. Darkest Dungeon è un gioco di ruolo che è qui presente in questa forma. Mi è stato suggerito da varie persone, soprattutto da un mio amico che dovrei provarlo assolutamente a portarlo sul mio canale. Mi sembrava, visto che dovrei portare un po' di videogiochi diversi sul mio canale, visto che è l'ora ormai di cambiare un po' i giochi, un po' i tuoni, un po' quello che faccio, mi sembrava sensato provare a portare un bel gioco difficile. Tanto per cominciare, giusto, facciamoci la vita facile e proviamo a portare un gioco che mi farà rosicare come un porco. Darkest Dungeon. In pratica, la premessa della storia del gioco è che tu sei un parente di questo signore che ha scoperto all'interno del suo maniero il Darkest Dungeon. Non si sa che cosa abbia aperto la scoperta del Darkest Dungeon, e quindi tu devi venire a scoprire che cosa succede. Trova la tua strada fino all'Amleto. Navigazione mappa. Sei attualmente in una stanza. Per muoverti avanti, clicca su un'altra stanza sulla mappa del display. Questa ti porterà all'hallway collegata. Combat is turn-based. Ok, combattimenti a turni. Quando è il turno del tuo eroe, clicca un'icona delle skill e poi clicca al bersaglio. Ok, mi sembra molto semplice, molto sensato. Ok, lo attacca. Facciamo smite. Bello, ci sta. Yeah, soldi. Gli ho rubato soldi al tizio. Merda, lui sta sanguinando. Come? Ok, sono arrivato alla stanza successiva, mi sa. Oh, ok, io sparo a lui. Blanket fire. Hanno doggiato entrambi i miei. Ok, questo cos'è? Accuracy. Non lo so, non so quale sia la differenza. Ok, io questo qua grosso mi fa paura. Ok, penso di averlo stunato. Sì, no, ho resistito, cazzo. Merda, ok, ha preso un po' di danni. Ok, adesso lui deve stare di fronte. Ok, è baffato, non so cosa faccia. Più che altro sto facendo delle spell a casa. Ah, continua a cannare cose quello. Fantastico. Non so come, cosa sto facendo. Questo qua ci picchia, ma... Merda. Cosa vuol dire quel minion? Cos'è quello? Sono confuso! Stress 20 su 200. Che cosa vuol dire 20 su 200? Ok. A volte i tizi lasciano un cadavere e quindi mi bloccano dal poter attaccare con efficienza. Cioè, devo attaccare il cadavere perché vada via, siamo seri. Ma non voglio che muoia il mio tizio. Cazzo, quello secondo me ci crepa. Sì! Come torno? Ok, ok. Voglio tornare alla base. Devo curare il mio tizio. Non so che cosa ho fatto. Ho ottenuto un sacco di soldi e due busti di pietra. Ok, non so cosa succeda. Magnifico. Ok, in pratica queste sono le quest del caretaker, che non so cosa sia onestamente. E qua, perfetto. Questo è re. Get help where you may. In pratica ogni volta che posso premere un H e vedere il coso. Qua mi fa vedere, quello è lo stage coach. Quello serve per reclutare nuovi eroi. Questo serve, servono più quest per sbloccarlo. Io voglio vedere come sta questo. Voglio vedere come stai, ciccio. Tutto bene? Ti ho visto un po' messo di merda prima. Non, più che altro non capisco cosa, cioè non mi è stato detto nulla. Allora, nella gilda miglioro le abilità dei combattenti. Dal survivalist miglioro le abilità da campeggio dei tizi. Wow, gli insegnano anche a campeggiare. Cioè campeggio meglio dei boy scout. Picchiata. Ok, a taverna li mandi per abbassare lo stress. Sensato. Oppure in chiesa, dipendentemente se uno è un ubriacone oppure se è un credente. Ci sta, ci sta. Allora, sanitario. Sanitarium. Per trattare le quirks, questo è strano. Il vagone del nomade per comprare gli oggetti rari. Perfetto. Qua per vedere gli eroi morti. Che bello. Non voglio, non moriranno i miei tizi. I miei tizi non moriranno, saranno bellissimi. Io direi che qua prendiamo, li prendiamo questi due. Oh cazzo, l'ho upgradato senza sapere che cosa stava succedendo. Merda. Va bene. È questo che mi confonde, non so cosa devo fare. Ok, presumo che devo andare. Premo un grosso tasto rosso e bar. Unholy Abomination turn. Ok, devo andare qua, quindi devo costruire un party. Vado con tutti, YOLO. Non so cosa fanno gli altri. Questo, sono confuso. Cosa devo fare? Ho upgradato a caso. Ok, you want to take different supplies? Ok, beh, ha senso questo. Dipendentemente da quello che trovo. 8, giusto per essere sicuri che tutti abbiano da mangiare. Una pala ci sta. Due antiveleno. Due... No, facciamo 4 bende, perché a quanto pare gli stronzi che... Questa qua, skeleton key. Una me la porto dietro giusto per essere sicuro. Allora, e direi una torcia, giusto per essere sicuri. Dai, ho speso metà dei miei soldi. YOLO, let's go. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Yeah, vedi a cosa serviva avere il coso. Aspetta, io voglio lui però in prima fila.
Voglio il cavaliere in prima fila. Beh, mi sembra abbastanza chiaro. Perdi qua. Incantesimo stressante. Che cazzo è quello? Sto cominciando a capire un po' come funziona. Direi che la Zealous Accusation funziona. Funziona ad area! Figata! Ho soltanto questa qua, che adesso le spalle. No, ha doggiato! Sta puttana! Ok, in pratica questo indicatore qua sopra più è scuro e più è pericoloso. Cioè, fanno più danno e sono più precisi i mostri. Diventi più stressato. È più facile sorprendere i tuoi eroi, però prendi più loot e fai più critici. Ok. Sembra avere un senso la cosa. Io onestamente lo farei. Ok, mi sa che forse ho fatto una cagata a non portarmi più torce dietro. Ho fatto una gran cagata a non portarmi le torce dietro. Oddio, una trappola. Ok, paranoica. Cosa vuol dire? Ok, no, aspetta, abbandoniamo la quest. Quest fallita. Quest fallita. Decisamente. È decisamente andata da cani questa quest. Questa è diventata paranoica. Non so cosa vuol dire. Ok, uno è diventato letteralmente malato. Questo è resiliente. E però è convinto di essere posseduto dai demoni. What the fuck? E siamo andati in un posto del cazzo. Ok, io direi. Ok, la taverna è stata sbloccata. La chiesa è stata sbloccata. Cioè, questa qua è totalmente partita di testa. Ok, non devo prendere sotto gamba e andare a essere così nell'oscurità. Va bene, ci sto. Tutte le torce possibili. Però non cioè, quelle altre le ho perse. Che cosa cavolo sono questi affari? Nice! Questo è grosso. Mamma mia, l'ha rectato malissimo quello. Questo qua è stragrosso, l'ha squartato. Rectalo malissimo. Mamma mia. Perfetto. Mamma mia, questo qua è straforte. Guarda com'è fiero. Ok, c'è una mappa. Ah, guarda, proprio ti indica tutto. No, è diventato razionale, cosa vuol dire? Oh oh. Se la barra dello stress si riempie completamente. Ah, bene, che bello. Cioè, fantastico, non c'è modo per. Praticamente non c'è modo per salvarlo. E questa è la cosa fenomenale. Questa? Sì! Perfetto, perfetto, magnifico. Oh, grande, ho una torcia in più. Perfetto, questa cosa mi rende molto felice. Chi? Oh, nice. Bene, lui diventa sempre più stressato. Lui tipo è ultra stressato, porca troia. Secondo là non voglio. Io non voglio che mi scleri quello a caso, più che altro. Ah, due rectati in un colpo. Ok, tu invece spacca tutto come fai sempre. Mamma mia, come l'ha rectato. Questo qua è fortissimo. E guarda questo qua, sembra tipo boh, mezzo meno matino, però è bellissimo. Ah, soldi. Deo grazie. Oh, sì. Contenuti della sacca. Oh, 1000 d'oro, nice. Ok, 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 andiamo. Questo primo dungeon so che riuscirò a farlo per bene. Oh, oh, mi sa che lo stanno per punta. Lol, what the fuck, è andato da solo. Uno l'ha doggiato. Cosa, come fai a doggiare una spell? Vabbè, sti cazzi. Picchia, picchia, mamma mia. Rectali tutti. Ok, è diventato egoista. Cosa vuol dire? Porca troia. Basta stressare i miei tizi. È peggio di avere una moglie sta cosa. No, non uccidermelo. No, no, mi ha ucciso il tizio. I miei tizi non moriranno, saranno bellissimi. Ok, cosa vuol dire? No, come passi il turno? Figlio di puttana. Ok, andiamo avanti. Vediamo cosa c'è nell'ultima stanza e poi ce ne andiamo belli a casina, eh? Che dite? Niente, non c'è un cazzo. Perfetto, a casa, sì. Questa è la mia prima quest completata. Quindi io direi che chiudiamo qua. Per quanto riguarda questo video, io sono Tereas e ci vediamo alla prossima. Bella. E ho già fatto un cadavere.